Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta, nuovo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 con la mod Imperium Universalis. Siamo qui con Roma, abbiamo deciso di attaccare un po' i greci, ma subito sono entrati in collisione altre cosettine, e qui insomma la cosa si fa dura, quindi magari giochiamo un po' di diplomazia. Ed qui abbiamo un altro tributario, quindi adesso ci allargheremo un po' così con le buone. Le buone, qui no, qui nemmeno. Fagli un po' di Republican Tradition. Nessuno di questi ha 6 come diplomatic skill, quindi va bene, andiamo avanti. Ok, qui abbiamo un altro tributario. Qui ne abbiamo un altro, quindi facciamo come sempre una piccola selezione di amici. Qui ne abbiamo un altro. Qui ne abbiamo un altro ancora. Qui ne potremmo avere un altro. Quindi diamo una bella botta ai greci. Così. Allora, quindi, vediamo un po'. Di quelli che c'ho sotto, cominciamo dai più vicini a livello, diciamo, ok, Alfa Tonus. Ok, quindi cominciamo pure con questi due, anche questo Tonus, anche questo magari lo facciamo Tonus. Ok, ricominciamo il giro, non autonomous, quindi questo lo mettiamo ad annettere. 11 maggio. Quindi se mettiamo ad annette questo, liberiamo uno dei diplomatici da queste. Ok, facciamo altre conversioni. Alfa Tonus, Build Roads in Placentia, ma sì, facciamo una bella strada a Piacenza, perché no? Vai Placentia, dove? Come diavolo si fa? Scusate un attimo, eccolo qua, com'è? Aspetta, fermo, è qui. Quindi costruiamo le strade a Piacenza. Vai. Ah, delle conversioni sono entrate, perché no? Quindi qua abbiamo Alfa Autonomous, grande. Qui non Autonomous, ancora no. Qui Alfa Autonomous. Questi non si fanno Autonomous, questo sì. Ok, 454 è il migliore dei tre, andiamo avanti. Ci abbiamo un amico libero. Qualcuno vuole essere garantito contro Dolopia. Anche no, non voglio problemi. Vediamo se riusciamo a fare un discorso analogo pure da queste parti. Sembrerebbe, no, sono tutti incazzati neri. Questo sì, questo ci starebbe. Poi sono in guerra. Qualcuno accetterebbe. Prima o poi. Questo non è in guerra ed è un semivassallo dell'Egitto. L'Egitto pure sarà da picchiare prima o poi. L'Egitto con chi è alleato? Con nessuno, però ha dei vassalli. Quindi sarebbe picchiabile, diciamo così. In Libia e Nasamones è una batea. Quindi l'Egitto si sta allargando. Siamo 87% lì.
Non voglio aiutare nessuno. Dovete schiattare sotto i vostri capi. Non Autonomous, quindi mettiamo ad annettere pure quest'altro un po' più grande qui. 22 febbraio, aspetteremo. Si incazzeranno ancora di più. Eccolo qua. Ok. Questo andrà via tra un po'. Ci sono dei pretendenti al trono che fanno storie. A passaggio mese questo dovrebbe da sparire. Sto migliorando relazioni con uno che sto integrando. Questo è non Autonomous. Il 12 maggio lo integriamo anche questa donna. Il 12 maggio. Armi Reformer ce l'abbiamo ancora. Come va? Si sta allargando finalmente. Qui com'è che va? 1.80. Non posso far nulla, solo la capitale potevo... Ok, perdo un po' di cosa, ma abbasso problemi di ribellione, va bene, tanto. E si sta annettendo. Perfetto. La prossima esce un'idea. Chi si ricorda che volevo fare? Forse un'idea di spionaggio per prendere i casus belli non sarebbe male. 444. Vabbè. Syncretic Religion Ideas. Core Creation si abbassa. Non sarebbe male questa, eh? Due culture in più. Ah beh. Però anche le idee amministrative alla fine non l'ho mai fatte. Intanto a livello culturale ci abbiamo grossi gruppi ancora? Beh, alla fine li stiamo convertendo tutti. Un po' di punti, dai, non guasta mai. Quindi questo l'abbiamo integrato. Ok, questo non l'avevamo... Ah, è un'altra nazione qui sotto. Alpha Autonomous. Autonomous, 28 febbraio, vai. Mi è arrivato un messaggio. Solamente il telefono non è in modalità silenziosa. Ah, le colonie. Quanti ce n'ho? Uno. E sta lavorando. Stai lavorando qui? Sì. Ok. Ho fatto un core. Ho fatto due core. Core in grado. Mettiamo di nuovo a... convertire roba. Dov'è quei core? Ancora, mazza. Beh, questi non sono i core nuovi. Ah, altra gente si incazza. Non so perché, sto fermo da un po'. Vabbè. Qui siamo 87%. Alpha Autonomous. Non Autonomous. E la mettiamo a convertire a sto punto il 2 settembre. 31 punti, quindi sarà abbastanza veloce, immagino. Questa non devo proprio sapere. Questa sì. 3, 5 e 4. Abbiamo un 9% di penalità, ma tanto alla fine qui, prima di arrivare a poterla fare embrace, ce ne va, o no? Beh, oddio, dai. Non è tantissimo indietro, eh?
Questo Epiro se ne sta andando. Questo pure potrebbe andare. Questo non ne vuole proprio sapere. C'ha pure un bel po' di amici. Non è in coalizione contro. Quindi sicuramente sarebbe da dargli una mazzata. Questo è un altro vassallo. Vassallo. Qui? No. Questo è vassallo. Ok, la missione è andata, vediamo la prossima. Strade a Mantova. Strade a Mantova. Diciamo che forse quello che servirebbe è qualcosa che mi dà una mano con la Grecia in Spagna, ma ci sono idee in tal senso? Lasciamo il resto. Justify Demands meno 15, che non sarebbe malvagia. E qui Diplomats più, Diplomats Relations più 1. Pure questo c'è National Rest. Culture Conversion Cost. Adios. Embargo Policy. Un mercante in più, Trade Range, sta bene. No. For Creation. Establish Frontier Colonies. Già lo possiamo fare. Leader Siege, Mercenary Cost, Number of States, più 5. Un po' di Army Tradition, perché no? Beh, ometto la religione sincretica qui. Anche Superior Religion Ideas non è male. Biogioco di religione. Amministrative. Ah, eccola qual è. Questa forse, Imperial Government Ideas. Spy Network Construction, ma io non ho capito se riesco adesso a fare i claim. Attenzione un attimo, scusate un attimo, è una cosa che non mi è chiara. Perché prima nel gioco non potevo. Fabricate claim. E non me lo dà. Build Spy Network? Vediamo, facciamo. Vediamo, che in questa mod non l'ho ben capita sta cosa, perché altrimenti pigliamo l'imperialismo, eh? Che non sarebbe malvagia come idea. Molto anche in linea, diciamo, col tipo di nazione che stiamo giocando. Vabbè, 5 agli Equites, che se ne frega. Ah, è finita la colonia, ok. Vediamo la prossima colonia migliore, che è Tracia. Come ho fatto prima. Ok, send. E da degli uomini lì, su 5500. Quindi imperialismo. Che succede? Non lo so. Qualche mio vassallo ci ha avuto problemi. Ah, ma le navi! L'ho perse? Fortunatamente per me no. Wow. Ho uno a non fare un cazzo. Un autonomous. Lo annetterò un di 10 aprile. Sono sempre quarto. Non ho capito in questa mod. Il conteggio punti non è il massimo, secondo me. Altre tre navi. Qui ce n'è un'altra. Abbiamo votato per qualcosa. Ah, vogliono dei seggi. No, no, dibattiti. Start debate. Ah, i plebei prendono 15 di... perché no? Questa, l'ex militaris. Bribe, bribe. Questo, bribe.
Ripe. Questo. Ripe. Questo. Ripe. 68%. Questo no. Questo sì. Questo. 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 Uh, 98%. Vabbè, ce la dovremmo fare. Sì, mettiamo a posto un po' le navi. Facciamo qualcuno in più, va? Così, 100, 100, 100. Le 300 navi romane. C'è qualcuno in più qua sotto e perde tempo. Vabbè, mettiamola lì. Quante cavolo ne stavano creando di navi i miei vassalli qua sotto. Good. Qui la Spy Network si è fermata, a quanto pare. Ma no, va avanti. Però non posso comunque crearlo. Non l'ho capita, se posso. Non l'ho capita. Giù. Relation no, influence sì, sto già annettendo in verità. Si hanno cambiato colore qua, si non si fanno vassalizzare, questi sono in guerra, questi make autonomous vassal, yeah, pure questo. Yeah. Ah no, li stavo connettendo. Deficiente. No, non stavo connettendo questi, meno male. Sto connettendo questi. Okay. Alpha Autonomous, ok. Alpha Autonomous. Quindi questi vanno mangiati, se voglio metto insieme le mie terre. Autonomous. Questo Alpha Autonomous, appena ci avrò un diplomatico libero. Perfetto. Così ne vogliono sapere. Ah, sono già vassalli a loro volta. Non autonomous, ok. 24 mazzo, li mettiamo ad annettere. Ok, cominciano a lasciare la coalizione, quindi magari ci fanno fare qualche guerra. Annessi. Sì, mi sa che la prossima che ha senso è qualcosa che aiuti l'imperialismo. Perché sennò qua saremo sempre con coalizioni contro. Ok, si sta allargando, Qualcuno entra, qualcuno esce, ma pazienza. La stiamo annettendo. Mettiamo pure questa. Ah, giustamente adesso ho una base maggiore. Ok, tanta gente esce, aspetta, fermo. Oh, grandi. Quindi abbiamo una coalizione sicuramente più gestibile ora. Magari continuerei con un altro po' di pace, perché a sto punto. Guarda quanti. Ok. Quindi questa la stiamo connettendo.
541 Finito il tempo. Ferma un attimo. Arriverebbe uno statesman. Beh, statesman è buono. Statesman è buono perché dovrebbe essere quello dell'improved relation, no? Statesman. Architetto. Statesman. Vabbè, mi alza l'assolutismo, non è male. Qualcuno buono qua? Ah, c'è questo per l'aggressive expansion, grande. Poi. Ormai siamo al 4,5%. Qui continua ad allargarsi. 68. Vabbè. Vediamo se posso abbassare qualche... Eccolo. Vai. Perfetto. Null'altro. Ce ne vorrà un po'. Ci vorranno pure un bel po' di Ducati che ho. Sarebbe 6.004 soldi che ho, quindi dobbiamo solo che aspettare che... Ok, abbiamo costruito le strade grande. Costruiamo le strade pure a Mediolanum. Mediolanum. Ok. Da 63. Chissà perché salta di palo in frasca, non l'ho ben capita sta cosa, e non va a macchia d'olio. Vabbè, chiudiamo qua l'episodio. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.